I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Yeah, yeah, yeah. Buon mercoledì, benvenuti a Casa Lotto, il vostro programma. So che ci stavate aspettando, anche se appunto questa puntata sarà piccolina, molto breve, sarà comunque, speriamo, molto bella e gradita, soprattutto a tutti gli amici che ci stanno seguendo. L'avete già visto, elegantissimo il nostro Leo, beh, mi ma anche piace a te, la tua giacca. anche te, complimenti, Wow. Clara, veramente tanti complimenti per la tua eleganza, la tua raffinatezza, sempre, sempre, sempre. Buon mercoledì a te, buon mercoledì a tutti coloro che stanno seguendo la TV, canale 164, nuovo aggiornamento del nostro portale, il nostro straordinario portale multifunzioni. Attenzione, perché tra breve io andrò in redazione ovviamente per parlare di questo portale, per annunciare questo portale. Attenzione, perché l'aggiornamento che io e Marco abbiamo sviluppato è l'aggiornamento in base all'estrazione di ieri sera. Ieri era martedì, c'è stata l'estrazione, perciò attenzione, i nuovi consigli ovviamente saranno validi per il concorso di domani sera. Attenzione, perché il meglio statistico di Lio e di Marco lo troverete nel portale che ora io andrò ad illustrarvi. Ricordiamo ancora una volta a tutti coloro che stanno seguendo il canale 164 la TV che queste sono delle pillole registrate, sono dei registrati, ancora non c'è la diretta, ma ben presto arriverà la diretta, e questi registrati servono ovviamente per iniziare a farci conoscere, servono inizialmente proprio per avere l'appuntamento fisso in questo punto ora. Quindi io ricordo che soprattutto nelle tre serate d'estrazioni, per cui il sabato, il giovedì e il martedì, addirittura ci sarà la mezz'ora di estrazione e poi ci sarà il dopo estrazione, quindi novità in arrivo anche da la TV canale 164. Ottimo, e poi naturalmente gli amici avranno la possibilità di parlare con noi, di scriverci attraverso WhatsApp, appunto al numero 338-6849539. Ecco qua, grazie alla regia. Poi c'è la pagina di Marco e Lio su Brava, Facebook, sì. Quella di Casalotto, c'è anche la mail pomeriggio@casalotto.it e naturalmente il sito da poter vedere, rivedere quando volete. Eccolo, casalotto.it. C'è lo streaming sul sito. Infatti, quindi anche lì ci siamo, quindi non ci potete perdere di vista. E adesso sì, caro, siamo arrivati al momento migliore, quello che tutti aspettano da casa, naturalmente, questi consigli che avete preparato così pazientemente, con amore, ma con tanta professionalità, come beh, sempre. Beh, assolutamente, anche con tanto lavoro, anche perché dietro una valutazione, dietro una statistica, sembra facile, ma in effetti non lo è, c'è veramente molto lavoro, perciò io e Marco proprio ieri sera dopo l'estrazione ci siamo messi al lavoro e abbiamo ovviamente valutato
quali numeri possono uscire, il percorso numerico appunto di numeri che possono svilupparsi in ambo interno. Vado in redazione, Clara, perché ci attende il portale, questo portale multifunzione, e essendo un portale multifunzione ha delle funzioni. Le spiegherò in redazione, ma attenzione perché il tasto 3 sarà quello che interessa a noi, perché il settore lotto è nel tasto 3. Perciò vi dico, seguitemi, grazie. Eccomi a redazione ed ecco che questo portale molto interessante è lì per voi, a vostra disposizione. Portale in questione 89 22 22, importantissimo, il tasto 3 vi permette di avere la nuova valutazione statistica di Lio e di Marco, tasto 3 area lotto, ma attenzione perché il portale ha più funzioni, al tasto 4 avrete le informazioni sportive, al tasto 1 avrete le informazioni elenco abbonati, al tasto 2 le informazioni turistiche. Signori, l'aggiornamento dei numeri del lotto lo trovate al tasto 3 dell'89 22 22. Potete entrare in questo momento per avere il vostro aggiornamento, ovviamente valido per la prossima estrazione. Via con le vostre chiamate, entrate tasto 3 ed ascoltate quest'ottima valutazione. In giro non si vede più niente, ma non tremate, non temete, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, sfrecciando al ritmo di Twist and Shout. A tutti i numeri per fare un bel match, è l'otto flash. Sono gli occhi, ma non facciamo brutti pensieri, del buio sol paura gli sciocchi, perché una luce arriva dall'alto, è lui che scende con un gran salto, già ciuffa molto prima del crash, è l'otto flash. Una cometa ad un jet, è l'auto flash, l'auto flash. Scende la notte più buia che c'è, in giro non si vede più niente, nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, sfrecciando al ritmo di Twist and Shout. A tutti i numeri per fare un bel match, è l'otto
adesso il momento della notizia, anche voi cari amici, attenzione perché magari vi interessa, volete andare in questo spazio, un grande spazio di acciaio e cemento dove ci sono 300 letti. Praticamente qui, non so quando, se è stato fatto, se lo faranno ancora, a mezzanotte in punto però arriverà il direttore d'orchestra per la prima mondiale dal vivo di Sleep, che è l'opera di Max Richter, compositore britannico di origine tedesca, che si è formato appunto a Firenze. E questa è una... Ah no, è già venuta, ecco, è venuta nel Kraftwerk Berlin, una vecchia centrale elettrica riconvertita appunto in uno spazio espositivo e da concerti, e ha eseguito un unico brano in più movimenti, notturno e lento, della durata complessiva di 8 ore da ascoltare mentre si dorme. Proprio per quello c'erano questi 300 letti. Adesso non so se conviene o meno, perché tu vai lì, dormi praticamente. Beh, non è molto conveniente. Beh, a casa suonano. Propria è chiaro che comunque la musica, la bella musica dolce e soave concilia il sonno, perlomeno questo è quello che accade su di me. Ah, bravo. Non so su di te. No. No. Però andare lì, proprio per questo, non so se è completamente conveniente, anche perché penso che abbia un costo nell'entrare o comunque nel visitare questa esposizione. Infatti. No? Quindi se tu paghi il tuo biglietto d'entrata e poi ti addormenti, beh, forse è meglio che ti sintonizzi la radio a casa tua, te ne stai a casa tua e fai un po' comunque quello che vuoi. Ma comunque la trovo molto originale l'idea appunto di Max Richter, molto originale, però non so fino a che punto può avere il successo. Boh, ma per loro soprattutto, ma è come andare appunto a un teatro invece di vedere l'opera, dormi, non so, non vedo il senso. Lui dice che naturalmente è una ninna nanna stupenda di qua di là, però boh, non lo so. Beh, io posso dire una cosa, non ci sono più le ninna nanna di una volta. Bravo, qual era la tua? Ce n'erano tante, perché io non volevo mai dormire, no? E allora ogni giorno ce n'era una nuova per farmi addormentare. Ah, che bello! Ecco visto. E quindi adesso hai un'altra, che è questa qua. Ne ho un'altra, sì, io non volevo mai dormire da piccolo, mai, ero un birichino. Ah, bene, ci piace così. Oh, ci dicono che non abbiamo più tempo, solo per i saluti e andiamo a fare la nana. No, dai, assolutamente no, non si dorme mai, chi dorme non piglia pezzi. Diamo l'appuntamento a domani, dai. Sì, dai, siamo qui domani, quindi ci vediamo. In questo punto ora, ciao.